dovevamo essere sotto attacco per essere tutti. È un parlamentare in prima fila a sintetizzare i numeri. In tanti amministratori parlamentari si sono riuniti a Rondò. Il clima è buono, ma il disorientamento negli amministratori di fede fittiana, soprattutto quelli comunali e circoscrizionali, serpeggia. E Antonio Di Staso, ex coordinatore regionale, a dar voce alla domanda silenziosa della base, aprendo l'incontro. Dove andremo? In momenti come questi servono risposte chiare, dice. Linea politica, scadenze immediate, le prossime amministrative e prospettive del partito sono i punti all'ordine del giorno. In fondo alla sala qualcuno se ne va già. Siamo assolutamente e convintamente in Forza Italia, impegnati tutti in prima persona per le prossime elezioni regionali. La forma di questo impegno mi è meno chiara, in una lista diversa. Non abbiamo nessuna voglia di fare liste alternative, potremmo fare liste aggiuntive nel momento in cui sia chiaro il nostro contributo in Forza Italia, quindi il nostro primario contributo è in Forza Italia. Quale sarà l'interlocutore? La Puglia, secondo me, con un'evidente forzatura è stata commissariata. Il provvedimento è stato assunto da Roma e da Berlusconi in particolare, quindi è chiaro che il primo interlocutore resta lui. Inizia un percorso parallelo agli incontri di Vitali? No, non è questo, credo, il significato. C'è un impegno di Fitto per l'8, sarà qui invece il 15. Ma il messaggio è: non andate alla convention di Schittulli dell'8 marzo, ma quella del 15 in fiera organizzata da Fitto. Bisogna serrare le fila, se ci perdiamo per strada non riusciremo a farci pesare.